Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi, sul sito ufficiale di Konami, è uscito un video molto particolare. Yu-Gi-Oh! Card Game The Chronicle. Non so effettivamente cos'è. Diciamo che mi posso essere fatto un'idea, perché qualcosa mi dice che c'entra con le lore delle carte. Detto questo, però, ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, per la prima volta è sponsorizzato da Fantasia Store, il miglior negozio in circolazione. So che c'è stato il cambio di sponsor, però ragazzi, effettivamente, parliamoci chiaro, Fantasia c'ha un reparto di trading card game incredibile. E con il codice sconto Cappello5 potete acquistare qualsiasi cosa sia al suo interno con il 5% di sconto. Ovviamente che non è soggetto a qualsiasi altro sconto. Vi ricordo che a breve dovrebbe uscire il nuovo Battle of Legend e in più hanno messo in prevendita la Rarity Collection 2. Quindi vi invito a passare qua sotto tramite il mio referral link e utilizzare il mio codice sconto per supportarmi e iniziare a recuperare un po' di roba perché, diciamo, qualcosa mi dice che la Rarity, vedendo a che prezzi sta adesso, potrebbe solo che salire. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante, se ne può parlare. Detto questo, Erenz, io andrei subito a vedere il video perché bisogna ammetterlo. Qua c'è tanta carne al fuoco. Ok? Il mago nero e la maga nera. Sì, io già mi sto per segare. Ragazzi, altro che il film The Dark Side of Dimension, eh. Beh, posso dire che è un'animazione migliore sicuramente in confronto a Nanatsu no Taizai. Io c'ho... ragazzi, c'ho il cuore a mille, eh. Io... Oh, ok. Oh. Dai, vediamo, questa è... quello che vogliono fare per il 25esimo. Ho la pelle d'oca. Ok, dove siamo? Questa, allora, è la tipa del drago bianco? Sì. Sì, quella è... la Blue Eyed Maiden. No, sì. Allora. Oh! Questa è la maledettrice. The Charmer! The Charmer, no, no, no! Quanto è bella! Konami! Sì. Sì, allora, Konami, spero alla fine ci dirai che tutto questo non è uno scherzo. Ma l'inizio di quello che sarà una serie di anime inerenti alle lore, perché se è così, guarda, hai salvato il gioco dal fallimento. Bisogna dirlo. Sì, totalmente. Finiamo il video e poi daremo le nostre opinioni. Perché dopo lì Ah! Quanto è bello! Ecco. Cioè, rivaluti qualsiasi cosa. Dark, lo quanto è bello! Palesemente io. Oh! Oh! No! Quando libera un Trishma! Non dirmelo! I Melfi! Mio Dio, hanno liberato Trishma! I Melfi! Sono carinissimi! Sì, sono carini. Voglio essere... Ma questo è Gundam Wing! Zeus contro Typhoon! No, s'era detto che era anti-Zeus. Oh mio Dio, ho la pelle d'oca di continuo! Ti giuro, mai stato così tanto in hype per un prodotto di Yugi, eh? No, qui... Dio! No, ragazzi, quest'anno si caga in testa a tutti, eh? I samurai! Che esco! Quello è Mitsuo. Quello è Shinai. Mageki. Nel dojo, no! Finisci! Kitan! Sì, ma è animato da Dio! Cioè, non è a livello incredibile, ma... ho visto tanta di quella roba oscena, eh! Soprattutto anche da brand molto grossi.
Sì, tipo Dragon Ball Super. Io sono senza parole, cioè, è dal 2001, cioè, farlo nel 2011? No! No, è Shien, è Shien, è Shien, è Shien. Le live twin. Ok. Questo è il nuovo artwork che hanno praticamente. Quello da... No, è Link. Sì, quelli sono i link. No, non può essere solo... Questo deve essere l'inizio di un progetto enorme. Guarda, l'artwork... Sono Ecclesia! No. non ti cre no vabbè Io voglio tutti i film al cinema. Konami. sì Albaz! Albaz, eccolo! Eccolo! porca Eva. Oh Sto mio sudando, Dio. ragazzi. Aspetta. Ok. Quella è la nuova di quest'anno, di sequel di quest'anno. Visas. Jesus the Glimmer Dragon, Fire Kings versus Atlanteans, Diablo Diablo Star. Stellar, Dragon Ruler. Konami, per favore, spero che non sia solo un trailer promozionale, perché io giuro che vengo in Giappone e do fuoco alla sede se non mi fai un anime. Do fuoco alla sede. E non è ancora finito, cioè. Cosa mi vuoi lasciare in 1 minuto e mezzo ancora? Sì, io ho delle aspettative. Cioè, Konami, tu non mi puoi fare questo e non generare aspettative. Io ho un hype così grande in questo Sì, momento. andiamo avanti, andiamo avanti. Ma perché c'è sia roba nuova che vecchia? Quindi becchi tutti. È senza senso. Ma sai qual è il fatto? Vabbè, faremo dopo le considerazioni. Aspetta, aspetta. Non li riconosco, non riesco a capire Magistus. chi. Sì, ok, sì. Magistus, Magistus. Vabbè, il salvaccordo, Mi sono fatto ok. accordo, ok? Stavo pensando alle Dragon Maid. Ma c'è scritto pure, ma che so, un idiota. Ok. Sì, esatto, io stavo leggendo sotto. Poi soundtrack sempre quelle, eh. Beh, per forza. Dai, dai. Per favore, dimmi che esce un anime. No. Dai, Raglie contro Rose. Mio Dio, quanto No, è figa Rose. l'incontro. No, voglio un anime, voglio un anime, voglio un anime. Non esiste, non esiste. Naruto, Sasuke. Voglio il manga e l'anime. Voglio il manga e l'anime. Mangata, già. Konami... Ah, ok. Quindi... Allora, da come abbiamo visto, Konami Animation dovrebbe essere una nuova casa di animazione tipo marchiata Konami. Cioè, a rigor di logica è quella. E questo dovrebbe essere il primo progetto che fanno. Sembra un video promozionale con la frase finale dove dice: grazie per aver giocato negli ultimi 25 anni, ma rendiamoci conto, questo potrebbe essere l'incipit di quella che potrebbe essere una serie di anime o film basate sulle lore delle carte. Cioè, ed è quello che nel pratico serve al gioco. Non serve una nuova meccanica. Non serve un gioco nuovo, serve qualcosa che faccia appassionare le persone indipendentemente dal gioco di carte. E poi, visto che si affezionano a quello che stanno vedendo,
comprano le carte, perché se io vedo i Dogmatica, mi piacciono, li compro, e quindi fa diventare Yu-Gi-Oh! Anche un gioco collezionistico, perché la gente vuole collezionare quello che vede, non lo so. Secondo te? Allora, ho letto adesso qualcosa a riguardo, perché mi è esploso il cervello. Konami che fa animazione. Konami quest'anno ha deciso proprio di entrarci a cazzo duro. Sì, sì, ma deve cagare per forza in testa a tutti. Sì, cioè... sì, ma non solo con Yugi. Hanno aperto sta casa di animazione per fare gli anime dei loro prodotti brand migliori, quindi sicuramente Yu-Gi-Oh! Anche Metal Gear. Vogliono rifare anche i Metal Gear sia in animazione che come videogioco. Cioè, tu renditi conto... Se fai i manga e gli anime delle tue lore che crei... Ma i manga di Sky Striker esistono già in Giappone, ad esempio. Quello sì, però non esistono di tutto. Cioè, ci sono i fan che piano piano creano quelli che sono le storie, perché lo capiscono dalle carte. E poi dovrebbero solo esserci tipo dei mini libricini, ma niente che proprio raccontato bene. No, qui spero che facciano qualcosa di estremamente fico e continuativo. Cioè, secondo me, metà dei giocatori di Yugi o non l'ha visto, oppure si sta facendo una sega a due mani. Lì c'è rimasta, sarà venuta una sincope, cioè... Io sono qua del tipo, voglio rivederlo e mi emozionerò di nuovo a riguardarlo sicuramente... Cioè... È inutile fare la solita cosa con il protagonista sempre più giovane, come sta succedendo in Rush Duel. Storia del cazzo dove ti spiega le meccaniche. Cioè, non siamo più nel 2000, ci siamo evoluti. Pokémon non è che ti spiega come giocare al gioco di carte. Pokémon ha una sua storia in sé che segue il videogioco. Yugi invece ha solo il gioco di carte. E come fai a appassionare i bambini? Facendogli vedere gli anime. E vedendo l'anime, dopo prendono le carte e poi imparano a giocare. È tutto quello di cui avevamo bisogno, cazzo! Sì. Sì, cazzo. No, ma... Io avrei voluto una cosa del genere molto prima, però apprezzo che sia arrivata comunque. Più che altro, secondo me, hanno voluto aspettare perché volevano tenere tutto dentro la loro azienda, senza doversi affidare a aziende esterne che comunque hanno anche altri progetti. Cioè, adesso mi sfuggono, non mi vengono in mente. Dai, su una casa di animazione generica, dai, è giapponese. TV Tokyo. No, dai, sì, ce n'è... Quella che fa Jujutsu Kaisen, che c'è stati problemi, eh? TV Tokyo, quella che gestisce tutti gli anime shonen. Vabbè, non me lo ricordo, ragazzi. Invece non lo so neanche io, in realtà. Invece di affidarsi a aziende esterne, fai tutto in casa, con le tempistiche tue che ti servono. Almeno hai un prodotto consono a quello che vuoi, ai risultati che vuoi ottenere. E poi, parliamoci chiaro, se tu non parti in quarta adesso, cioè, altri giochi non li raggiungi. Considera Pokémon che... A parte l'anime, comunque ha fatto quella serie molto carina su Netflix. Devi per forza partire a bomba. È strano che non l'abbiano sponsorizzato tanto. Cioè, a me a caso stamattina mi è arrivato un link e mi hanno detto... Sì, news incredibili. Però, vabbè. Finalmente Konami sta facendo quello che avrebbe sempre dovuto fare. Ovvero sponsorizzare il gioco oltre il classico tutorial che si vede in televisione. E questa è la scelta giusta. Soprattutto perché nel corso degli ultimi anni si sta puntando tanto sulle lore delle carte. Da quelle più lunghe, come quella di Albatz e di Dogma, a quelle più corte, come ad esempio i Gold Pride, e quindi ci sta, soprattutto perché Konami ha fatto vedere tanta roba diversa. Abbiamo dalle Sky Striker alla roba Live Twin, quindi secondo me lavoreranno a progetti differenti. Almeno quello che spero e quello che credo. Beh, nel senso, se mi fai una serie su Albatz, su Dragon Rule, cioè gli Ice Barrier, che... Beh, se fanno la lore di Duel Terminal, quel Trishul è liberato per andare a combattere Tega. Vi prego. Sì, ma io in Giappone, tutti i giapponesi appena hanno visto Raya che si scontrava contro Rose, Segoni a due mani, lì proprio pronti. Ma anch'io, cioè, cioè Raya è bellissima. Hanno utilizzato, che poi vabbè, all'inizio Mago Nero, Drago Bianco, vabbè, lasciamo stare. Da come sembra racconteranno anche la storia del Drago Bianco con lei. Cioè, è inutile continuare a raccontare la storia del gioco. La storia del gioco è stata già raccontata. Siamo arrivati alla fine con i Link. Adesso bisogna entrare dentro il gioco e capirle, perché nel primo anime si dava molto spazio a quella che erano le origini del gioco, da che mondo venivano e tutto il resto. E dopo si è perso. Adesso... Con questa cosa vogliono riprendere le carte e raccontare la loro storia, perché non sono semplici carte. Cioè, ok, io attivo carta X che fa Y che nego. Ok, ma tu ti sei soffermato sull'artwork, hai visto cosa succede? Quello è un tassello di un'enorme storia. Sì, totalmente. Dovrebbero farla di uno dei capitoli, cioè degli archetipi, chiamiamolo archetipo, più vecchi e più famosi del gioco. Abbiamo visto una carta l'altro giorno di Phantom Nightmare, ma se vi fanno una miniserie sui Goblin, io muoio dal ridere con Goblinberg, forze d'attacco Goblin, una pensigliate, mi esplode la testa.
Più che altro vorrei capire, nel caso, perché ragazzi queste sono tutte supposizioni, potrebbe essere anche solo un trailer promozionale un e basta, e noi moriamo dentro. Come pensano di distribuire una roba del genere? Perché sono tutte puntate a sé stanti o nel caso serie da tipo 6 episodi? Non una roba lunghissima, poi dipende sempre cosa vogliono fare, però nel senso, finita la serie su Albaz, devi fare la serie su un'altra roba e un'altra roba ancora. E quindi la vedo un po' strana da gestire. Vediamo. Potrebbero essere anche tutte robe che compaiono nel loro sito ufficiale, anche se comunque vederla su qualche piattaforma non sarebbe male, eh. Non dico Netflix, ma tipo su Crunchyroll o qualcosa di loro sarebbe solo che top. Io ci butterei dei soldi, cioè sono disposto a pagarle queste cose per supportare. E va bene ragazzi, noi quello che dovevamo dire l'abbiamo detto, e è una roba incredibile. E spero di tutto cuore che Konami ci investa tantissimo, perché non crei una casa d'animazione dall'oggi al domani solo per fare dei trailer, mettiamola così. Quindi detto questo ragazzi, fatemi sapere voi con un commento cosa ne pensate e cosa secondo voi probabilmente succederà da adesso in avanti. Detto questo ragazzi, grazie mille per la visione e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!